RSC Radio Studio Centrale. Amici belli, in questi giorni ve ne ho parlato tantissimo, che ve lo dico a fare, che sono super felice di parlare con Piero Pelù. Ciao Piero. Ciao ragazzacci, come va? Noi stiamo molto bene, sono super contenta, anzi siamo tutti noi super contenti di sentirti, perché come ti preannunciavo fuori onda, per noi rappresenti qualcosa di importante. Per me rappresenti, per esempio, un soggetto che è nella mia vita da quando avevo 12 anni. Quindi, capito, sono cresciuta insieme a te, hai una responsabilità, Piero? Infatti sì. Si sente che sei cresciuta forte e sana. Yeah! Rock and roll! Assolutamente! Sì, brava, sì. No, sono contenta perché sai, in tutti questi anni non ti ho mai intervistato, per cui considera che le tue canzoni, le vostre canzoni, hanno rappresentato anche per me qualcosa di importante nei miei inizi radiofonici, perché io negli anni 90 cominciai a trasmettere, pensa un po', in una radio di paese dove suonai il diavolo, nella radio della parrocchia! E non ti dico! Quindi... E sei stata scomunicata. E sono stata scomunicata per colpa di Piero. Piero, senti, siamo felicissimi intanto di sapere che torni in Sicilia il 9 agosto. Ti aspettiamo. Davvero. Ti aspettiamo proprio. Sarà una festa. Ma che scherzi, anch'io sono strafelice di venire a suonare finalmente a Catania e dintorni, a Zafferana. Yes. Naturalmente... L'Etna, state tranquilli che lo tengo io sotto controllo. E sai cosa? È che siete due giorni. Tosti, siete due tosti e appunto focosi con questo magma che è capito, quindi secondo me scatta un bel feeling. Che il rock, esatto, anche l'Etna caccia fuori rocce... Rocce incandescenti, sì. Io nel mio piccolo lo faccio pure da tanti anni. Quindi, direi. Sia con il Litfiba che ora con. Con i Bandidos, fra l'altro. Litfiba, con Bandidos, che sono questa banda di super musicisti che ho raccolto in questi anni, e tra l'altro due dei quali suonano anche con il Litfiba, perché Ciccio Zen, Li Causi al basso. E Luca Mitraglia Martelli alla batteria, li ho portati come sezione ritmica anche nei Litfiba. In più però c'è alla chitarra questo grandissimo talento, Giacomo, che si chiama Giacomo Castellano, detto James Castillo, con un nome molto, molto evocativo, e vi assicuro che il suono che riusciamo a sprigionare con questa formazione è assolutamente tellurico, per non dire vulcanico. Ecco, appunto. No, ma perché poi sarà una grande festa, no? Io so che la scaletta può essere molto variabile. Questa è una cosa bella di questi concerti. Sì. Questa, sì. Anche perché, diciamo la verità, Piero, quando uno ha a disposizione un repertorio così vasto come il tuo, può anche essere molto ispirato dalla serata, dal feedback che ha dal pubblico, dalla situazione che si viene a creare. Questo rende ogni concerto speciale unico. Assolutamente sì, hai proprio azzeccato in pieno lo spirito anche con cui affronto la musica insieme ai Bandidos. Infatti, oltre che avere delle impreviste variazioni di scaletta anche dell'ultimo momento, però è proprio l'approccio generale verso la musica che è assolutamente positivo, costruttivo e creativo. Infatti sia le canzoni del mio repertorio che quelle del repertorio Litfiba, che le cover importantissime, perché poi vedi, questa è una cosa che mi fa piacere, Piero, perché sai cosa? Per me Piero Pelù rappresenta anche un po' quello che ti ha consigliato che musica ascoltare in questi anni, capito? Quindi quando sei influencer, lo eri quando ancora non si usava questo termine, Piero, cioè tu eri già influencer, chiaramente, per cui è bello il fatto che tu decida di interpretare delle canzoni di altri artisti che però poi fai tu, e che è poi il bello di fare le cover. Io infatti devo dirti che non amo moltissimo le cover band, proprio perché cioè, sono tante, sono anche bravi, per carità, tanto di rispetto, però mi piace più l'artista che reinterpreta quella canzone, perché mette qualcosa per di me è un approccio fondamentale per fare affrontare il repertorio di un artista importante, come nel mio caso può essere stato con De André, con Battisti, con i Black Sabbath, con i Rolling Stones e con i Litfiba.
stessi, certo. Significa reinterpretare in una chiave molto personale quel tipo lì di esposizione. No, fra l'altro, se così tu, non fosse, non potrei mai fare assolutamente no, per il tipo sì, che è Piero Belui. Mi sembra infatti un po' impensabile, però mi piace il fatto che tu lo abbia detto anche in relazione a Litfiba. Perché è chiaro, beh, certo. Perché poi Piero, tu non sei la stessa persona che eri 20 anni fa, come non lo sono io, come non lo è nessuno, spero per loro, perché se si rimane sempre uguali come non lo è il mondo soprattutto, appunto. Poi lì non entriamo nel merito, perché qui poi potrei aprire mille polemiche che non ci interessano. Senza far polemiche, però è un dato di fatto che il mondo di fatto. In 20 anni si è molto trasformato. Assolutamente. Per certi aspetti in meglio, per altri aspetti purtroppo in peggio, ma questo è anche evidentemente fa parte un po' della natura umana. Assolutamente. A volte avere degli alti e dei bassi, ecco. Mm. Con i Banditos siamo molto alti, tranquilli. Ah, teniamo alta la media. Quella. Ma perché poi questo io dico sempre, in qualunque momento storico è la musica, come l'arte in generale, che ci salva dalle brutture. Ci vediamo il 9 agosto a Zafferana. Assolutamente, ci vediamo il 9 sera a Zafferana. Piero con i Banditos, concerto bomba, ragazzi, concerto bomba. Arrivate ben allenati e con grandissima voglia di divertirvi. Ciao Piero! Ciao belli, a presto ragazzacci! RSC! RSC! Radio Studio Centrale!